Buonasera ragazzi, ciao Migranas, siamo tornati qui con un nuovo episodio di Segreto Incredibile. Parlo qui perché io sono Homer e faccio la Simpson. Ti è piaciuta questa internet? Fantastico. Incredibile. Oggi vi avevamo lasciato l'altra volta, l'ultimo episodio di Il Segreto, con i segreti che parlavano solo di una cosa. Oggi andiamo a leggere i segreti di nuovi, perché io vengo dall'est, leggiamo di nuovi. Oggi quindi andiamo a leggere dei nuovi segreti, perché siamo così, perché siamo matti, perché siamo a capo. Comunque, oggi l'uomo di 17 anni, che è un grandissimo uomo, ci dice: ho deciso di smettere con le cazzate come erba e alcol, perché ormai sono cresciuto, cioè quei sbagli si fanno da bambino, esatto. Quando sei ragazzo. Quando mi sono accorto che sto buttando la mia vita nel cesso. Il mio sogno è fare musica. Il mio sogno è fare musica e non sfasciandosi il sabato sera. Capito? E non è sfasciandosi il sabato sera che diventerò qualcuno. Ah, capito? Cioè, uno butta la sua vita nel cesso se una sera a settimana si sfascia. Beh, però molti DJ hanno cominciato così. Cioè, se sono sfasciati, sì. Suonavano. Tipo Brander, cioè, suonavano e poi sono diventati DJ famosi, quindi non, esatto, è detto, cioè. Quindi il morale della favola, drogati. No, in realtà no. Però nel senso, cioè, potete fare quello che cazzo vi pare, esatto, se è una volta a settimana. Certo, non magari fa bene l'eroina. No, cioè, giusto, no. La cocaina, giusto, non dai, troppo. Al massimo un po' di MD, dai. Esatto, dai. Ma che cazzo? Cioè, non è, stiamo scherzando, ovviamente. Non è che stiamo a dire cose vere. No, poi non lo fate, ovviamente. Mio padre ha detto a mia madre che ha smesso di fumare già da 15 anni, ma io ho scoperto che fuma ancora adesso all'insaputa di mia madre. Quando va fuori per fumare mi diverto a pensare di lì per vedere come fa a nasconderlo. Mi diverto a passare, no, esatto, a pensare. Sì. Infatti, no, non capivo. Quando studio in camera mia mollo tante puzzette. La Roma vince tanto a poco che si viene a creare, mi aiuta a concentrarmi meglio. E se qualcuno entra dico che l'odore viene da fuori. Sì, certo. Oggi sono andato in palestra con la macchina, cerco posteggio davanti all'entrata e noto un SUV nuovo parcheggiato. Che male che occupava due posti, anche se ci stava ognuno. Allora con la mia panda gibollata ci sbatto contro apposta e parcheggio da un'altra parte, così impari a parcheggiare bene. Stronzo, hai fatto bene. A me mi stanno sul cazzo quelli che devono parcheggiare e prendono due posti. Io ogni giorno lo passo a guardare video su YouTube. Benvenuto al club. Mio padre mi dice sempre: io mi preoccupo di cosa guardi. Proprio adesso stavo andando a prendere un libro in soggiorno, affianco allo studio di mio padre. Cosa vedo? Lui che si sta guardando foto poco raccomandabili. Mi vergogno. Ogni giorno mio fratello mi paga per fare gli esegri, non riesco a smettere, è troppo fregno. Ma che cazzo, sto appena letto. Ma che, però intelligente il fratello. No, è stupido perché la paga, scusa, se lei non riesce a smettere, come tanto mi fa no, gratis. Perché almeno io vuol dire che non la obbliga, cioè... sfruttamento minorile, cioè sfruttamento della prostituzione minorile, la stai a pagare addirittura. Cioè, porco due, no, vabbè. Voglio sapere quanto è grande il fratello, cioè, falegnameria. Falegnameria a conduzione familiare. Ha cambiato nome, Stevie Gilligan de Hoogie. Fin da piccolo un virus che avevo nel PC diceva che dovevo pagare 100 euro. Quando sono diventato più grande ho capito che era un virus, ma tengo sempre 100 euro da parte. Ma che cosa vuol dire? Non c'è proprio senso. Cioè, in pratica sto virus adesso gli ha insegnato il valore dei soldi. Sì, capito. Deve risparmiare perché non si sa mai. E potrebbero servire 100 euro in futuro. Ho la mania di fingere di svenire dovunque. Davanti ai miei genitori, davanti a mia nonna. L'ultima volta sono svenuto in una sala d'attesa. Sbattendo la testa sono svenuto davvero. E me lo portai in ospedale per trauma cranico. Io so, non sono normale, ma mi diverto troppo. Comunque no, la gente non sta bene. Cioè, seriamente. Non è successo niente? No. Era fatto apposta, ovviamente. Ah, capito. Se lei continua a leggere, però. Cioè, ah, sì, però ho sbagliato. I miei hanno Breaking Bad. Perché non sono Breaking Bad? Perché è B&B. I miei hanno un bed and breakfast. Bread, soprattutto. Un bread and breakfast. Quando non ci sono loro. Ah, e spesso quando non ci sono loro. Mi fanno dare le camere ai clienti. Molti vengono per fare sesso con gli amanti. Io faccio le foto e i documenti, procedura standard. Poi cerco su Facebook e li ricatto loro con un profilo falso. Di dirlo alle mogli. Che dai. No, vabbè, geniale però. Cazzo, dovremmo fare un trolling tramite un breaking. Sì, oddio. Tramite un bread and breakfast. Cioè, sai che bello. Ho detto bread. Oddio mio, non ci riesco. Ho appena scoperto di essere bisessuale. Il mio ragazzo non lo sa. Ho paura di dirglielo, perché solo ad accennare all'argomento rimaneva stranito. Ho paura che ciò possa stravolgere la nostra relazione. Ma grazie al cazzo! 2 mesi ci sarà. Il mio ragazzo mi picchia perché mi ha messo incinta. Sì, e non vuole avere un figlio. Un professore ha rischiato di uccidermi un giorno, perché ha scoperto che io ho fatto un pompino al professore per avere tipo di alti. Ma poi ho fatto la cacca. Ma il segreto lo faccio con tanti uomini. Tipo come si sa, i segreti racchiusi.
due mesi fa ho fregato la mia compagna di classe 10 euro perché in quel periodo mi stava proprio antipatica. Anziché che ora quella ragazza è la mia fidanzata e non so proprio come dirglielo. Vabbè, non glielo dice, ti sei preso 10 euro con tutte le cose che gli avrei offerto fino a mo, spero che te zero. Ci sarà rientrata, cioè, nel senso, scialla. Ho il gelato con quei 10 euro. Fate prendere un gelato maxi. Tutto, grazie. Tutti i gusti. Uno grande, quelli là che con le palle, capito? Sai che figa di te gelato, ci metti le palle su. No, schifo, ma, porco due. Mia madre l'anno scorso mi ha trovato un coltello nel cassetto del comodino e pensava mi volesse uccidere. In realtà mi serviva per spammare a volontà la Nutella senza pane, senza che nessuno mi vedesse e giudicasse per la quantità che ne mangiavo. Insegno alle superiori da poco e sto cercando di diventare una di quelle insegnanti che tutti vorrebbero, una di quelle che avrei sempre voluto io. Troia? Cioè, quelle che aprono le gambe. Un giorno ero rimasta solo in una stanza con il ragazzo che mi piace. Il segreto è che invece di baciarlo gli ho dato un morso. Quel giorno non gli parlo più. Cioè, quella che morde. È Walking Dead. The Walking Dead, sì. Ha visto troppe morte. E vabbè, cioè, ora è famata e morde la gente. Giustamente, no? Chi è che non lo fa? Chi è che non ha mai morso qualcuno? Per magnasselo. Per magnasselo, certo. Comunque, ragazzi, questo episodio è finito qui. Abbiamo conosciuto gente molto strana. Abbiamo conosciuto gente che morde. Gente che... Kaiser. Madonna mia. Abbiamo conosciuto gente che... Si fa sculacciare. Sì, dalla prof. Esatto, bevuti. E poi che altro abbiamo conosciuto? E quindi oggi, se vi chiedete come fare una lampada, avete la risposta. Perché sapete come è fatto. Comunque, niente. Chi è che non si vede come è fatto, regà? Dai, porco due, come è fatto? Chi è che non è fatto? Il bong. Come è fatto? C'è stato l'ora. Siamo così, di un po' devastato. Vabbè, ho fatto. Oggi, come è fatto? Una compilation di tutti quanti. Comunque, partiamo con The Walking Zamp. Niente, ragazzi. Questo video è finito. Ci vediamo al prossimo. Come è fatto? Come è fatto? Se vi è piaciuto, lasciamo 5.000 like e ci becchiamo al prossimo episodio di Il Segreto. Spero che questo vi sia piaciuto. Ciao. 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 Come è fatto? Non c'è più. Ciao.